Ok, ben arrivati tutti in questo decimo appuntamento di Danzare con la Tempesta. Benvenuta Lucia, grazie di essere qui. Grazie a voi, grazie a te. Lucia Verdini ha una formazione assolutamente interessante e particolare. Lei è una play coach, un'ambasciatrice mondiale della risata, coach di gibberish e nonsense, trainer di play fight e genio positivo to be happy. Gli strumenti che usa per accedere allo stato di flusso sono i giochi cooperativi, il game storming, la ludicità consapevole, la risata incondizionata, il gibberish e il nonsense appunto e il play fight. Ha formato più di 100 leader di scuola della risata in tutta Italia, non so se mi spiego, e parlato del potere della risata e del gioco a migliaia di persone durante i suoi interventi, tra cui quello di TEDx Rovigo. Molto altro lo potete trovare sul sito playfactory.it o su luciaverdini.it. Grazie Lucia, come tutti gli incontri di Danzare con la Tempesta, benedico questo spazio di ascolto per tutte le creature del cosmo, per la Terra e per tutte le nostre relazioni. Puoi cominciare. Ciao a tutti, è veramente un grande onore essere qui. Se avete problemi durante l'ascolto, che non mi sentite, qualsiasi cosa, scrivetelo in chat. E come dicevo prima, grazie Alberto innanzitutto per questo invito. È un grandissimo onore essere qui insieme a tanti altri nomi che io seguo da tempo e quindi per me è stata veramente un'emozione essere presente in questa rosa di professionisti. Io sono, come ha detto Alberto, una play and laughter coach, che è il nome che mi sono inventata, una coach di risate e gioco, che vuol dire che mi occupo di risata incondizionata, come mi piace chiamare lo yoga della risata, ovvero ridere senza condizioni, che è un po' uno dei temi di cui, il tema di cui parleremo di più oggi, come strumento potentissimo per poter danzare nella tempesta. Come enzima, lo chiamo io, catalizzatore di processi. Mi occupo tanto anche di gioco e per me la risata in realtà rientra nel gioco. Ridere incondizionatamente, quindi senza motivo, è giocare con la voce. Lo yoga della risata, per qualsiasi cosa, veramente, se vi viene in mente una domanda, scrivetemela e poi ci penserà Alberto a fermarmi e magari sottopormi alcune delle vostre questioni. Parto anzi un po' invece dalla mia storia, da come ho incontrato la risata, che per me è stata una chiave importante. Di base ho fatto studiato lettere, ho fatto teatro, teatro di strada, giocoleria, mi divertivo tantissimo con la vita, ho giocato tanto e facevo animazione ai compleanni per pagarmi gli studi, finché poi mi sono laureata e ho deciso di cominciare a viaggiare. Facevo un po' la fricchettona in giro per l'Europa, sono andata in autostop in vari posti, facevo le vendemmie, insomma mi divertivo, non avevo pensieri per la testa e mi piaceva moltissimo. Finché conosco il padre di mio figlio e dopo 3 mesi di conoscenza rimango incinta e la vita mi ferma subito, subito. Quindi ho smesso di viaggiare. E quello che è successo è che è stato un periodo della mia vita veramente molto intenso a livello emotivo. Quello che è successo è che stavo cadendo in depressione per una serie di motivi che adesso non sto a spiegarvi. Sicuramente molti di voi hanno sperimentato cos'è una depressione, lieve o tosta, insomma. La mia è stata sicuramente una depressione non importantissima, ma sentivo proprio di starci cadendo con tutti i piedi. Non facevo altro che piangere dalla mattina alla sera. Ero in un bosco e vivevo vicino a un bosco e andavo nel bosco a urlare. Sentivo che perdevo un po' il senso della vita. Finché Lara, che era la mia insegnante, non era la mia insegnante all'epoca, la conoscevo perché lei era una libraia, mi invita a una sessione di yoga della risata. E io non ridevo da così tanto tempo, ma davvero tanto, quando appunto vi ho raccontato che il mio passato era stato costellato di leggerezza, risate, giochi, ero sempre un po' l'anima della festa. Mi invita a questa sessione e quindi dico vado, non rido da troppo tempo. Decido di andare e succede che io avevo mio figlio di 8 mesi all'epoca, legato sulle spalle con la fascia, e mi faccio la sessione con lui e sblocco la risata. Sbloccare la risata in gergo di yoga della risata, diciamo, vuol dire quando si accede alla catarsi, quella risata in cui si ride con le lacrime. E quindi già vi sparo la prima domanda, quindi vi chiederei di scrivere nei commenti a quando risale l'ultima volta
che avete riso con le lacrime. Quindi qui ci sono dei professionisti della risata e sicuramente l'hanno sperimentato anche recentemente, perché quando si pratica la meditazione è molto facile. Io l'ultima volta è stata ieri sera su Zoom con un'altra ventina di persone, è stato bellissimo, però effettivamente non succede così spesso nella vita. Spesso quando lo chiedo agli eventi, le persone a volte dicono anche mesi fa, anni fa, non me lo ricordo. E quindi vi chiedo di scrivere in chat quanto tempo fa avete riso con le lacrime. Quindi questo stato che avevo provato e che non provavo da tantissimo tempo mi ha fatto dire wow, questa tecnica, non sapevo, una disciplina, questa cosa che sto provando ora è davvero potente. E per la settimana successiva camminavo un po' sollevata, ero leggera e la gente mi diceva: ma cosa hai fatto? E avevo semplicemente riso tantissimo. Tanto che mi era piaciuto così tanto che decido, che ben decido di smettere. Forse era un po' troppo legata al mio dramma, non lo so. Però questa cosa era stato uno scossone, ma io, un po' come nel viaggio dell'eroe, trovo la pietra filosofale, ma decido che forse non coscientemente, ma era ancora un po' troppo presto per me, forse. E dopo un altro anno e mezzo, quasi 2 anni, la stessa Lara mi invita alla formazione, quindi a queste 2 giornate in cui si pratica quello che io avevo fatto per un'ora, si pratica per 2 giorni. Vado convinta che sarebbe stato un gioco da ragazzi, perché io tanto l'avevo sbloccata, la risata, e invece col cavolo, no, non ridevo proprio per niente, non, anzi. Saliva su una grande rabbia, un groppo alla gola e non riuscivo a ridere. La mattina del secondo giorno ricordo che avevo bisogno di piangere, ma non volevo piangere, mi vergognavo e comunque in quei quasi 2 anni erano successe tante altre cose un po' toste, che avevano bloccato in qualche modo il mio diaframma e il mio calderone delle emozioni. Mi faccio il secondo giorno questo grande pianto e finalmente comincio un pochino a ridere, ma quella risata salvifica che avevo provato 2 anni prima, neanche l'ombra. Però vedevo gli altri che ridevano, ridevano tanto, ridevano con le lacrime, si rotolavano e dico, ma io questa roba l'ho già provata e non ce la sto facendo. Perché? E quindi mi incaponisco e dico, voglio fare sta roba qua, voglio continuare a sentirmi come mi ero sentita 2 anni fa. E quindi comincio a praticare tutti i giorni. A dire il vero, all'inizio è stata un po' dura, cioè la sfida dei 40 giorni, ovvero praticare 10 minuti al giorno di meditazione della risata per installare l'abitudine, quindi si fa per 40 giorni, io non la feci tutta tutta. È stato dopo un paio di mesi che in realtà ho cominciato a praticare veramente con costanza, perché una mia amica che non stava benissimo mi dice: mi aiuti, mi dai una mano con questa risata perché non sto bene. Ho degli attacchi di panico, non riesco più ad andare a lavorare. E quindi, dovendo sostenere lei e sentendo questa grande responsabilità nei suoi confronti, obbligo anche me stessa a farlo con molta costanza. E è stato lì, sostenendo qualcun altro e quindi prendendomi un impegno di ridere per 2 mesi tutti i giorni, che io ho davvero visto una trasformazione incredibile. E nel giro di pochissimo la mia vita si è davvero trasformata. In concomitanza ho aperto anche il club della risata, qui nel mio piccolo paese di Monte San Giusto, siamo 7.000 abitanti, e da lì è cominciato un percorso che io non avrei sinceramente mai immaginato di fare oggi, dopo 5 anni, quello che sto facendo adesso. Quindi oggi porto la risata incondizionata, il gioco più in generale, la ludicità, il gibberish, il play fight, che sono degli strumenti collaterali, comunque giocosi in generale, nelle aziende, nei gruppi che me lo richiedono, nelle scuole, con gli insegnanti, in formazioni di vario genere. Nell'ultimo anno e mezzo mi occupo più che altro di formazione a livello organizzativo, quindi nelle aziende. Stessa cosa, mai avrei pensato che un giorno io mi sarei occupata di temi aziendali, mai. Però un po' la costante di questi 5 anni è stata il dire sì. Ho continuato a dire sì a tutto quello che veniva e che mi piaceva, anche se non mi sentivo pronta, lo facevo e basta. Anche Jodorowsky nel suo libro Psicomagia racconta che lui le prime volte che faceva i tarocchi non sapeva mica come si faceva, non li faceva e basta. E quindi, anche se non mi sono mai sentita pronta per fare niente, ho sempre provato. E è stato facendo che poi ho imparato sempre di più. E questo percorso nella risata mi ha cambiato davvero tantissimo. Non solo la risata, ma la risata è stato davvero l'enzima, un po' quello che ha aiutato a catalizzare tutti i processi, a renderli più fluidi, più veloci. E soprattutto a cambiare stato quando non avevo voglia di fare o ero troppo giù. E quindi a rientrare in quello stato di gioia
che badate bene, non si tratta di felicità. La felicità, io mi occupo anche di scienza della felicità con il network di geni positivi, To Be Happy. La felicità è una competenza, anche la risata è una competenza. Più alleniamo la risata, più alleniamo alcune competenze emotive, sociali, sociali soprattutto per quanto riguarda la felicità, più siamo felici, più ridiamo. E come dice William James, il padre della psicologia moderna, fine 800, non rido perché sono felice perché rido. E sto saltando un po' di palo in frasca, però spero che mi seguiate, fermatemi se non mi capite. Alla base di questa frase c'è un po' tutto il cuore di quello che è il messaggio della risata incondizionata. Chi se l'ha inventata? Che è sta risata incondizionata? Ma tu, Lucia, che facevi in quella sessione? Adesso vi racconto un po' cos'è, quindi un pochino di teoria di yoga della risata, no? Vi spiego cosa si fa, perché lo facciamo e perché fa così bene. Partiamo dal presupposto che se noi portiamo il nostro corpo a ridere, la mente ci segue. Ci sono due modi di ridere, uno è cognitivo e uno è percettivo. Nella nostra cultura non c'è nessuno studio di questo tipo a livello accademico rispetto alla risata. Però studiando in questi 5 anni in vari testi ho messo insieme un po' questa teoria che non ho letto da nessuna parte, ma l'ho sperimentata sulla mia pelle, della risata percettiva e non cognitiva. Il video Un po' Epifania è stato, forse lo conoscete, un video che gira su YouTube di un bambino, un toddler, quindi ci avrà 2 anni, neanche, un anno e mezzo forse avrà, e c'è un papà che prende un foglio di carta e glielo strappa davanti. Non so come potreste ricercarlo su YouTube, perché, non lo so, magari Alberto ce lo trova e poi ve lo vedete. Comunque spero che lo troviate perché è bellissimo. E questo bambino, quando il papà strappa il pezzo di carta, si pacca dalle risate. Ma non è che ridacchia, cioè proprio ride di gusto. E io ho detto, ma come accidenti è possibile? Cioè questo sta a fare yoga della risata. Ma allora non è che sta a fare yoga della risata, è che noi quando facciamo yoga della risata e liberiamo e ridiamo tanto e davvero, perché per chi lo vede da fuori potrebbe dire questi stanno a far finta di ridere, vi assicuro che dopo un po', se si pratica con costanza, la risata è spontanea immediatamente. Noi stiamo riaccedendo dopo una pratica che parte dal corpo e non dalla mente a quel tipo di risata, che parte dalle percezioni, quindi vista e udito, e non dalla corteccia frontale, non dalla cognizione. Il tipo di risata, il modello adulto, è la risata umoristica. Ovvero rido perché hanno fatto una battuta, perché mi hanno raccontato una barzelletta, perché c'è la mia cognizione, ne parla tanto anche Pirandello nel saggio sull'umorismo, Henri Bergson, sì, nel saggio sul riso, lo chiama addirittura il congelamento del cuore, perché l'umorismo è un po' bionivoco, potrebbe essere anche, lo chiama congelamento del cuore perché potrebbe essere anche espressione di rabbia, ad esempio. La risata umoristica potrebbe essere aggressiva, dice Bergson. Pirandello stesso collega la risata con un sentimento distonico che si prova quando guardiamo una signora di mezza età grassoccia vestita come una ragazza, se conoscete il saggio. E quindi non è proprio quella risata catartica, bella, piena di gioia, è una risata amara, la risata umoristica. Spesso anche quando guardiamo per esempio la stand-up comedy, i temi della stand-up comedy, io non la amo particolarmente, ma conosco tante persone che la amano, la risata umoristica è comunque una risata che noi colleghiamo al pensiero, a delle immagini. Bene, la risata percettiva è un'altra cosa. La risata percettiva è collegata a... È difficile parlare in maniera assoluta, nel senso che vai tu a sapere quando la risata percettiva ha una percentuale di risata cognitiva e quindi di pensiero, magari c'è, ma è principalmente una risata che parte dal corpo e che piano piano diventa potente, catartica. E se avete scritto, adesso vorrei andare a vedere i vostri commenti, se avete scritto quando sì, è l'ultimo... Quanti hanno commentato? Sabato scorso, non ricordo più, dice Tina. A me mio marito è successo anche di recente, per fortuna abbiamo senso dell'umorismo. 2 mesi fa, l'ultima volta che ho fatto yoga della risata, un paio di mesi fa, pochi giorni fa con mio figlio, con le colleghe. Come si fa la meditazione della risata ai 40 giorni? Poi lo spiego. Il 15 marzo, mio figlio, l'ultima settimana a scuola con i compagni, io non ricordo. Bene, spesso gli ultimi ricordi. Forse abbiamo anche trovato il video di cui parli. Fantastico. Dovrebbe essere qua.
Fantastico. Quindi se potete dopo andatevelo a vedere. Molte persone non lo ricordano, appunto. E stavo dicendo, la risata percettiva è una risata che parte dall'immagine. Se voi vi ricordate quando è che avete riso l'ultima volta con le lacrime, risalite al motivo per cui avete riso in catarsi, spesso sì, potrebbe essere per, come dire, una battuta, ma in realtà a un certo punto quella risata non si nutre più della cognizione o di quella battuta, ma si nutre magari della faccia o della voce o di un tono di come l'ha detto quella persona. Io perlomeno su di me, questa, vi sto parlando di sperimentazione mia personale, però io ho visto che spesso la risata catartica è collegata alla vista e all'udito. Bene, nello yoga della risata facciamo questo. E Madan Kataria, che è il medico indiano che ha un po' decodificato la risata incondizionata, che in realtà esiste da migliaia di anni, perché se leggete, e questa è un'altra cosa che mi ha fatto unire i puntini, se leggete il libro di Marina Abramovic, Attraversare i muri, che è la sua autobiografia bellissima, è uno dei libri più belli che abbia mai letto, lei racconta, Marina Abramovic è una grande performer, la più grande al mondo, per capirsi quella che ha fatto. C'è un video che gira su Facebook in cui lei sta seduta per 8 ore al giorno al MoMA, il museo a New York, e si guarda con le persone negli occhi, è lei. E poi arriva Ulay, che è morto tra l'altro recentemente, che era il suo ex compagno con cui aveva fatto tantissime performance. Io sono innamorata di lei, quindi scusate. Però quello che lei racconta è che durante la sua giovinezza era andata in Oriente e si era riportata a casa dei monaci buddisti per farci una performance. Riporta a casa sti monaci, se li mette a dormire nella sua casa in centro a Londra e alle 5 del mattino li sente ridacchiare, li sente proprio ridere, sottovoce per cercare di non svegliarla. E quindi dice: ma che stanno a ridere questi? Va di là e vede sti monaci che stanno a guardare il bricchetto del latte che bolle, guardavano le bolle del latte e ridevano. E lei lo racconta in maniera molto innocente, no? Per me però è stata proprio un'epifania. È quel tipo di risata percettiva di cui vi parlavo, di questo video che vi ha postato Alberto. È una risata collegata al gioco dell'immagine, al gioco delle percezioni, senza senso. Una risata pura, se vogliamo. Quindi, Kataria, come nasce lo yoga della risata? Nel frattempo, Alberto, se ci sono delle domande, se puoi. Volendo, forse riesco anche a condividere il video di questo bambino. Magari ce lo vediamo appena finisco la parte di teoria in conclusione. Che dici? Sì, Sì. Vai, vai. conosco Elisa Di Meo, Liliana, la conosco. Mia nipote di 4 mesi si schianta da ridere quando usi certi toni di voce. Esatto, Roberta. Se pensate ai bambini quando gli fate bubu, settete. Cioè, quello che fa ridere i bambini è addirittura lo scomparire e riapparire. Dopo tanto che praticavo la meditazione della risata, questo è successo lo scorso anno, io spesso la pratico in macchina, quando portavo mio figlio a scuola, adesso non ce lo sto portando, ridendo mi faceva, guarda, sta cosa sembra da pazzi, non mi pigliate per pazza, però quando stai in quel mood succede, vedevo passare le macchine, no? Chium, chium, chium. E mi facevano ridere le macchine che passavano. Alberto, sto guardando. Forse mi puoi capire. Adesso non è che se guardo le macchine mi fanno ridere tutti i giorni, eh? Però quando in quello stato ti fa ridere anche il movimento e sono riuscita a capire perché i bambini piccoli di pochi mesi ridono quando gli fai bubu settete. È una specie di sorpresa. Gli indiani parlano di lila, il grande gioco della vita. E quindi secondo me, grazie alla risata incondizionata, si riaccede a quel tipo di esperienza. Non mi voglio dilungare in queste disquisizioni, vi parlo un pochino di come è nato lo yoga della risata. Questo medico indiano, Madan Kataria, la risata percettiva è anche spontanea, che dice Ercole? Non c'è nessuno sforzo? Allora, qua ogni domanda potrebbe aprire porte infinite. Allora, la risata percettiva diventa spontanea quando la rialleniamo, con la meditazione della risata. Che vuol dire meditazione della risata? Ve lo spiego un attimino. Si ride per 10 minuti, che è il tempo minimo necessario per avere dei benefici importanti a livello fisico, per un massimo di 20 minuti, altrimenti poi c'è un picco di adrenalina. Questo lo consiglia Kataria, che è il fondatore. Più alleniamo questa risata che comincia come un gioco della voce, quindi ve la faccio sentire, non vi imbarazzate troppo, ok?
Ok, vi faccio vedere qualche secondo di risata incondizionata. Come comincio la mia meditazione? Ieri me la sono fatta da sola, ho fatto una pausa dal computer, stavo qui, stavo seduta dove sto ora e ho cominciato a fare così. Quando comincio a ridere, a me adesso mi scappa un po' spontanea subito, ma all'inizio, ragazzi, era una sofferenza, perché c'era la mia vocina interiore che mi diceva: stai a fa', ma sei pazza. Ecco, Ercole, questa è la risposta per te. Risata percettiva, la risata che parte dal corpo, non umoristica, diventa tanto più spontanea quanto più l'alleniamo, perché andiamo a nutrire, a far gemmare quelle connessioni neuronali che sono preposte a questo tipo di risata che avevamo naturalmente quando eravamo piccoli e in cui la nostra parte cognitiva, che più o meno si chiude tra i 7 e i 12 anni, si finisce di formare la corteccia, addirittura c'è chi dice fino ai 30 anni, però un bambino che non ha la cognizione del tutto sviluppata ride con quel modello lì. Crescendo, noi iperattiviamo la corteccia frontale, quindi tutta la parte della cognizione, e quindi quelle connessioni neuronali vengono meno, muoiono. Ecco, le possiamo ricreare. Ricrearle richiede un grande sforzo, perché ci sentiamo a disagio, perché siamo fuori dalla nostra zona di comfort. Quindi, con l'esercizio può diventare spontanea. All'inizio non lo è. Poi ci sono dei casi in cui, quando siamo in amicizia, cioè io e Alberto ci è capitato di ridere insieme, abbiamo fatto delle sessioni insieme, che viene normale. Perché? Perché noi abbiamo deciso volontariamente di praticarla. Quindi, come dice Kataria, la volontà è una condizione sine qua non per la risata percettiva, per la risata in... Scusa Lucia, c'è la mia vicina di casa che dice: Alberto è il mio vicino e quando ride mia figlia e io ci guardiamo e ridiamo perché è una risata contagiosa. Ecco, grazie Cristina Ferraris, che figo che c'è la vicina di casa che ti segue, che meraviglia. La risata è contagiosa. La cosa meravigliosa dello yoga della risata e della risata incondizionata, io adesso dopo tanti anni riesco anche a praticare da sola, ok? Quindi non ho difficoltà, non mi sento a disagio, ma ragazzi ci è voluto tempo, ci ho messo un paio d'anni prima di non sentirmi minimamente a disagio da sola. C'è chi invece preferisce farlo da soli fin dall'inizio. Altri miei leader mi hanno detto mi sento più a mio agio, quindi ognuno di noi è diverso. Questo era per dire che, ecco, mi sono persa perché apro 800 parentesi. È contagiosa, ecco, mi riprendo. La cosa meravigliosa è che quando lo facciamo in compagnia, e quindi io vi invito a provare a farlo, poi vi darò un po' di spunti pratici per farlo in famiglia, per poterlo fare e praticare in questo periodo abbastanza tosto emotivamente, psichicamente, e magari farlo in coppia, farlo con altre persone. Perché? Perché i nostri benedetti neuroni specchio, che sono quei neuroni che si accendono quando vediamo qualcuno fare qualcosa, le zone preposte al cervello per quell'attività si accendono anche se io non faccio quell'attività, ma la sto osservando. L'hanno scoperto osservando delle scimmie che vedevano altre scimmie che mangiavano le banane e vedevano che si attivavano gli stessi, cioè sembrava a livello neurologico che anche le scimmie che non mangiavano le mangiassero. Questa fu una scoperta, tra l'altro, tutta italiana, incredibile, che ha rivoluzionato le neuroscienze. E quindi quando noi osserviamo qualcuno che sorride o ride, si accendono già tre zone del nostro cervello, che sono nucleus accumbens, amigdala e ipotalamo, tutte zone molto antiche. Quindi quando ridiamo tanto, succedono delle cose meravigliose. Alcune immediatamente, subito subito, altre dopo un pochino, altre dopo tanto tempo. Ad esempio, quello che vi ho detto della gemmazione e del rafforzamento delle connessioni neuronali, di alcune, ci vuole tanto tempo, ci vogliono decine di giorni. In realtà vi assicuro che possono morire altrettanto facilmente se mollate la pratica. Ma alcune cose avvengono immediatamente, ad esempio l'accensione di queste zone, di alcune zone del cervello in cui comincia a passare l'elettricità. Dopo 10 minuti di risata incondizionata, che appunto è il tempo minimo che serve per avere dei cambiamenti a livello biochimico nel corpo, cominciamo a produrre una serie di ormoni che sono le beta-endorfine, che è il nostro analgesico naturale. Noi abbiamo la nostra farmacia interna. Tanto che c'era una signora che, guarda caso, vive a pochi metri da qui, Rossana, che quando veniva alle mie sessioni, ormai 4 anni fa,
qui a Monte San Giusto, lei arrivava puntualmente col dolore al ginocchio, veniva zoppicando e sempre usciva dalla sessione che non aveva il dolore al ginocchio, perché quando ridiamo tanto produciamo un analgesico naturale, che sono appunto le beta endorfine. Produciamo ossitocina, che è l'ormone dell'amore, quello che produciamo quando stiamo partorendo noi donne, che è potentissimo, che fa dare delle contrazioni all'utero che fanno nascere un bambino, che proviamo quando siamo innamorati, quando riceviamo un massaggio, quando ci abbracciamo per più di 10 secondi. Produciamo citochine che vanno a nutrire il nostro sistema immunitario, sono citochine buone e quelle cattive. Noi produciamo le buone quando ridiamo. Produciamo più serotonina, che è un neurotrasmettitore che si produce per il 90% nell'intestino grazie alla peristalsi del diaframma. E quando ridiamo, noi stiamo facendo un esercizio di respirazione potentissimo in realtà. Per questo si chiama yoga della risata, perché ci sono integrati degli esercizi di respirazione anche per altri motivi, adesso non mi dilungo. Comunque, muovendo sto diaframma, massaggiamo l'intestino, produciamo tanta serotonina. Che fa la serotonina? Regola i cicli sonno-veglia. Tantissime persone, per esempio, che hanno problemi di sonno, vengono alle sessioni o cominciano a praticare la meditazione della risata e ricominciano a dormire. È potentissimo. E la serotonina, se pensate ai serotoninergici, ad esempio al Prozac, che viene dato a chi ha dei disturbi dell'umore. Quindi va a regolare il nostro umore. Quindi non è soltanto una questione idealistica, romantica, new age, che rido e sto meglio. No, stiamo parlando di processi chimici molto precisi ed esatti, meccanici. Quando comincio a muovere il diaframma e quando rido, sono costretto a muovere il diaframma. Il diaframma si muove. E purtroppo il diaframma si blocca a causa dello stress. Mi vengono da dire tante cose, però finisco questo discorso. Quando si muove il diaframma succedono tante cose meravigliose, quindi la maggior parte dei benefici viene dal diaframma. Quindi basterebbe anche respirare correttamente 10 minuti al giorno per avere tantissimi benefici. Il problema è che la maggior parte di noi non sa respirare. La maggior parte di noi respira con la parte superiore. Quindi se mettete una mano sulla pancia e provateci, e una mano sul petto e fate un bel respiro profondo, osservate cosa si muove. È corretto se si muove la pancia e anche il torace. Se la pancia sta ferma e il torace si muove molto, vuol dire che probabilmente avete un po' o del tutto il diaframma bloccato. Il diaframma bloccato, raga, non si augura. È meglio di no. Se è bloccato, tocca sbloccarlo. Perché? Perché il diaframma è una pompa del sistema circolatorio, oltre al cuore, è una pompa del sistema linfatico. La linfa, quando non si muove, ristagna. E se ristagna, non è viva. E il nostro sistema immunitario non è performante. Per questo, quando noi ridiamo tanto, io ragazzi, non lo dico per... Io in questi 5 anni ho smesso di ridere per 2 mesi la scorsa estate. Io in questi 5 anni non mi sono mai ammalata. Se non... quando ho smesso di ridere, quest'estate mi sono presa la broncopolmonite, l'estate scorsa, poco prima del TED, quindi sono andata al TED impasticcatissima, io che non uso medicinali assolutamente, ma quindi l'ho trascurata credendo che sarebbe passata e poi mi sono dovuta prendere gli antibiotici, ma avevo smesso di ridere, per me questo è stato un dato interessante. Quindi cosa succede? Andiamo a parlare di danzare con la tempesta. In questo periodo così sfidante, dal punto di vista emotivo, psichico, mentale, fisico, tutti, è un periodo denso, come dice Taleb, lui in realtà dice che questo non è esattamente un cigno nero, perché avremmo potuto prevederlo, però è stato comunque imprevedibile per quasi tutti noi, non ce lo aspettavamo. Quello che succede è che la risata è uno strumento, è proprio come un cacciavite, una chiave inglese che ci permette di rimetterci in forma in 10 minuti a livello proprio ormonale, fisico. E una cosa importantissima che non ho detto, contate che per dirvi tutti i benefici ci potrei mettere un paio d'ore, per dirveli bene, adesso dovrei essere un po' stringata, ma il beneficio più grande è l'ossigenazione totale delle cellule. Grazie alla respirazione. La risata altro non è, è molto simile alla respirazione yogica che si chiama Kapalabhati.
La Kapalabhati, chiamata anche la respirazione del cranio lucente, è una respirazione in cui si fanno delle espirazioni veloci attraverso il naso e si fa questo tipo di esercizio. Molto velocemente. La risata fa questo. Muove il diaframma allo stesso modo. Strizzate bene i polmoni e tutta l'aria residua se ne va e mettete dentro ossigeno pulito. Immaginate che nei polmoni, adesso vi faccio un quesito, non dovete per forza rispondere nella chat, ma rispondete mentalmente. Secondo voi, nei polmoni, quanta aria ci va? Fatemelo con le mani, voi che vedete il video. Quanti litri di aria ci va? Brava Rosalba, ci vanno circa 6 litri d'aria, 3 in entrata, 3 in entrata e 3 in uscita. Questo vuol dire, scusate, no, 6 in entrata e 6 in uscita, 3 e 3, uno per ogni polmone. Contate che gli apneisti arrivano a 17 litri, tanti. Cioè, se voi li vedete di profilo, riescono il diaframma a comprimerlo talmente tanto che riescono a inserire 17 litri d'aria per stare in apnea. Noi, quando respiriamo normalmente, a diaframma semibloccato, quindi con un respiro normale, quello che faremo adesso, quello che state facendo adesso, state respirando, state mettendo dentro, sapete quanti cc di aria? 250 cc, un quarto di litro, un bicchierino. L'ossigeno che sta nei nostri polmoni va a nutrire tutte le cellule e noi sappiamo che quando le cellule sono povere di ossigeno si ammalano. Quindi è fondamentale che impariamo ad ossigenarci correttamente. Ora io non vi dico che dovete per forza ridere tutti i giorni della vostra vita, però mettetevi 10 minuti sul letto e respirate. Vi mettete, respirate correttamente con il diaframma, gonfiate come se fosse un palloncino questa pancia. Sentite, per capire se state respirando correttamente, dovete immaginare che voi siete un palloncino. Perché le persone, è controintuitivo capire, perché le persone fanno così, ispirano e gonfiano qua, vanno. In realtà tirano in dentro la pancia. È esattamente il contrario. Qua dobbiamo restare fermi, ispiro, il palloncino della pancia si deve gonfiare. E la pancia, espirando, il palloncino si svuota perché l'aria esce. Quindi tenete a mente questa immagine per capire se state respirando correttamente. Ecco, che meraviglia che ridendo questa cosa noi la facciamo in automatico senza star a pensare al palloncino. In più ci connettiamo con gli altri. Andiamo a creare tutta una serie di connessioni neuronali che ci permettono di ridere quando non c'è niente da ridere, perché danzare con la tempesta, in questo caso, oltre a essere uno strumento potentissimo per riattivarci fisicamente e essere in condizioni ottimali per affrontare anche un virus, ad esempio, ci permette di non sentirci soli. Quando ridiamo con gli altri si crea veramente una magia, perché qua, e qua richiamo la Diluzio, che forse avete già visto. La Diluzio parla di coerenza cardiaca. Noi sappiamo che ci sono dei neuroni nel nostro cuore. Parla anche Lara, che è la mia insegnante yoga della risata. Il campo elettromagnetico del cuore è molto ampio, circa 3 metri, è molto più potente, migliaia di volte più potente di quello del cervello. E il cuore invia molti più messaggi al cervello di quelli che riceve dal cervello. È incredibile. Questo vuol dire che noi abbiamo un cervello cardiaco che manda più segnali del cervello grigio che abbiamo qua. Ecco, quando ridiamo, noi riusciamo a cambiare la coerenza, cioè ad andare in coerenza cardiaca. Quindi riusciamo a ampliare il nostro campo elettromagnetico del cuore. Questa, ragazzi, no, non è New Age, cioè non è, sono tutte informazioni scientifiche molto solide. Potete andare a cercare l'Arkmat Institute e rivedervi la puntata che ha girato Alberto Fracasso di Danzare con la Tempesta di Silvia Diluzio, che è stata una delle prime a portare in Italia la coerenza cardiaca. La risata è molto collegata con l'intelligenza del nostro cuore. Quindi ci sono dei cambiamenti non soltanto a livello biochimico, ma anche a livello di pensieri. Perché quando il nostro cuore ha una heart rate variability, ovvero una variabilità cardiaca costante, che è collegata con le nostre emozioni che proviamo, va, sta mandando dei messaggi diversi al cervello rispetto a quali ormoni rilasciare. Quindi se proviamo emozioni positive, la variabilità cardiaca cambia, quindi il nostro cervello produce ormoni diversi.
E quindi, anche se non c'è un bel niente da ridere, anche se mi è morto il gatto, anche se c'è il coronavirus, anche se devo stare chiuso dentro casa, anche se è tutto quello che vi pare, se io pratico la risata, è come se ho un vantaggio sulla vita. Il vantaggio della felicità lo chiama Sean Anchor. Ed è una competenza, dobbiamo uscire dalla credenza che siamo felici perché o siamo fortunati o perché siamo felici se alleniamo alcune competenze specifiche, emotive, sociali. Ad esempio, io durante i miei training parlo molto anche del potere della gratitudine e qua stiamo parlando di neuroscienze, di come far gemmare le connessioni neuronali preposte alla cernita di informazioni che da livello inconscio passano a quello conscio. Come? Di cosa sono grato oggi? Di questo, di questo e di questo. Il mio cervello è costretto a fare un recap della giornata e dire, ah, ok, queste sono le informazioni che io voglio che arrivino alla coscienza. Il cervello dice, ah, interessante, questo è il nuovo filtro anti-spam che vuole, allora lo ritaro. E quindi domani gliene faccio vedere di più di queste. E è così che allenandola, questo ne parla, si chiama selezione percettiva, ne parla Sean Agor nel libro In vantaggio della felicità. E vi consiglio tantissimo di leggerlo perché si parla proprio di neuroscienze e felicità. La risata è una pratica che va davvero a incidere sulla qualità della nostra vita. Ecco Ilenia. Ciao Ilenia. Luci, Stavo proprio. dicono Sono fai delle beccato bellissime. subito, eh? Albe? Mi senti? Dicono fai delle bellissime citazioni. Potresti farci un elenco delle letture che ci consigli in merito? Sì, guarda Albe, fammi un piacere, scrivi i libri che dico perché io poi mi scordo. Quindi se dico per adesso ho detto Il vantaggio della felicità di Sean Anchor, Attraversare i muri di Marina Abramovic, credo. Per Ok. adesso credo di aver detto questi due. Ma quanti altri benefici abbiamo? Ne abbiamo tantissimi. Il cigno nero di Taleb, grazie. The Black Swan. Allora, un'altra cosa che volevo dire rispetto ai benefici è questa. Il riso di Harry Bergson, sì, il saggio sull'umorismo di Pirandello. Queste non sono cose che vi consiglio di andarvi a leggere, ma sono molto specifiche. Quello più divulgativo, sinceramente interessante che vi consiglio è Il vantaggio della felicità di Sean Agor rispetto a quelli che Io vi vuoi avevo. che un gruppo WhatsApp così tutte le persone poi possono confluire lì? Bene. C'è uno studio che cito sempre durante i discorsi che faccio, durante gli incontri, che è lo studio, c'è un TED Talk rispetto a questo che tra l'altro non è lunghissimo, adesso non ricordo il titolo in inglese, però mi ricordo come si chiama lo studio, che si chiama Grant and Glack Study, vi scrivo come si scrive, vi scrivo qui Grant in chat and Gluck Study, e se scrivete questo TED vi esce un video bellissimo di colui che si sta occupando del grande Glack Study, che è lo studio più lungo sulla felicità che sia mai stato fatto. Hanno, 3 generazioni fa, 75 anni fa, cominciato a studiare attraverso delle domande, un centinaio di domande che facevano tutta una serie di persone, poi hanno cominciato a intervistare i figli e i nipoti, i figli dei figli, su cosa? Sulla felicità. Quindi cercavano di capire quali fossero i fattori della vita felice. Hanno intervistato di tutti, da persone molto abbienti, addirittura un paio di, mi pare, di presidenti che sono poi diventati presidenti degli Stati Uniti, a persone alcolizzate, poverissime. E hanno visto quali sono i fattori per una vita felice. Li volete sapere? Allora, il fattore, anzi, no, ve lo chiedo. Ve lo chiedo, provate a scrivere. Dai, almeno diventa un po' interattiva. Provate a scrivere nei commenti. Qual è per voi il fattore che fa una vita felice? Cos'è che vi rende felici? Non, cioè, se può sbagliare, nel senso, e poi voglio dire, in realtà è diverso per tutti, però ci sono delle cose, secondo me, amare, avere tempo, amare gli altri. Dai, non siate timidi, affetti, essere in pace, relazioni positive. Ma questi sono bravi, questi seguono questi seminari, sono tutti bravi. Sapersi accontentare, amare e sentirsi amati, amare se stesso, andare a spasso con il cane, grande, stare in famiglia, quando vedo felici quelli che mi stanno intorno, vedere la bellezza. Bene, allora sì,
Lo avete detto, guardare il mare, il sorriso delle mie figlie quando corrono in spiaggia, accettazione e lasciare andare, condividere, stare nella natura. Meraviglioso. Avete detto tutte cose giuste, non si può sbagliare. Vi dico quali sono i risultati del Grant and Glack Study. E sono essere in contatto con il proprio sé e realizzare la propria missione. Il primo fattore è avere delle relazioni di qualità. Quindi hanno visto che nonostante il rango, nonostante lo status sociale, i soldi che si possedevano, le persone che avevano una percezione della felicità, quindi naturalmente queste erano stime fatte su se stessi, non venivano giudicate dagli altri, era quante relazioni di qualità avevano, cioè la qualità delle relazioni, non tanto la quantità delle relazioni. E l'avete detto, le relazioni, gli affetti, stare in famiglia. Però stare in famiglia per tanti non è qualità, quindi è importante che ci sia una qualità. Il secondo fattore è cosa facciamo? Qualcuno ha detto realizzare la propria missione, quindi se la maggior parte del tempo faccio una cosa che amo, una cosa che mi piace, è molto più probabile che io sia felice. Se sono obbligato a fare, e qua c'è un po' la teoria della self-determination theory che parla della motivazione intrinseca, ci sono tanti livelli di motivazione, posso fare qualcosa nell'inerzia, che è nello spettro più basso della motivazione, completamente estrinseca, cioè sto a fare una roba perché la faccio da sempre, boh, non lo so manco io perché. Poi c'è la pressione emotiva, scusate, economica, quindi faccio qualcosa perché devo riportare a casa la pagnotta, fattore estrinseco esterno. Poi c'è la pressione emotiva, quindi faccio qualcosa per dimostrare a qualcun altro che. Poi abbiamo il potenziale, cominciamo verso l'intrinseco, quindi nello spettro più alto, mi faccio qualcosa perché voglio migliorare me stesso, comincio a partire da dentro. Poi abbiamo lo scopo, il purpose, la mission, qualcuno l'ha detto, la missione, quindi voglio realizzare qualcosa che va al di là della mia individualità, quindi per il bene del mondo. E infine, nello spettro più alto, e questo è molto interessante, questo lo dico anche nel TED, c'è il gioco. È incredibile. Ryan e Deji, che sono due psicoterapeuti e hanno creato questo modello della self-determination theory, hanno messo al gradino più alto di motivazione che ci possa esistere il gioco, perché quando sto giocando lo faccio per il puro piacere di farlo, cioè pure se non mi paghi, lo faccio perché mi piace, non c'è una motivazione più grande, tanto che se richiamate i bambini in cortile e fai Carlo, vieni che è ora della pappa, non vengono, stanno a giocare. Gli devi dire ah, per i capelli. Quindi, do qui si collega la risata, il gioco. Il tema che sto portando anche con Play Factory è dobbiamo rendere un gioco quello che facciamo. Il gioco non è tanto un cosa, il gioco è un come. È come stiamo affrontando quello che facciamo. Questo può essere la nostra condanna, il nostro inferno, il nostro paradiso. È come pensate ad esempio se facevate uno sport e poi l'avete cominciato a fare a livello professionistico. Non so se qualcuno di voi è successo nella vita. Quando cominciamo a fare uno sport o qualcosa che ci appassiona, che ora è? Che ora sto a fare? Sono le 6 meno 10, vai. Veramente? Sì. Già sto parlando da 45 minuti. Sì. Vabbè. Chiudo questo capitolo e poi pratichiamo un pochino. Oh, santa pupa, scusa, mi ho preso un colpo. Stavo dicendo, il gioco, la faccio più breve perché qua se no apro questa porta ci sono altre 2 ore. Se pensate, vado direttamente allo spettro positivo, a una donna che lava i piatti o a voi che lavate i piatti e lo fate arrabbiate perché state lì e ogni giorno mi tocca lavare i piatti. Quella è inerzia totale, o pressione emotiva, o quello che vi pare. Non vi pagano, quindi non è pressione economica, però è più sull'inerzia. Ma se vogliamo, possiamo decidere di farlo diventare un gioco. Mettere la musica, ballare, immaginare che ogni piatto che laviamo. Di questo parla Alan Watts, che è uno dei padri della non dualità e del pensiero del qui e ora. E lui fa. C'è proprio un video suo bellissimo che parla della vita come gioco e crea, dà questa immagine bellissima della donna o dell'uomo, no? Comunque la persona che lava il piatto e shum, shum, lo lucida per bene e pensa solo al piatto che sta lavando in quel momento e poi tac, lo mette là e poi wow, un altro piatto e lo lava, lo lucida per bene, lo guarda e diventa un gioco. Quindi il mio messaggio è che il gioco è un come e non è facile, ragazzi, non ci raccontiamo panzanate. Non è semplice ricordarsi ogni minuto che
ricordarsi che la vita è un grande gioco sia facile. Non è facile, ma la risata incondizionata ci aiuta a ricordarcelo sempre di più, perché io vi assicuro che praticare con costanza ci fa essere più allegri. Ora, vi ho detto un pochino le basi a livello di neuroscienze e un pochino di altre cose, ma cambiando le nostre connessioni neuronali, cambiamo il nostro pensiero. Cambiando il nostro pensiero, andiamo a cambiare quello che facciamo più spesso. È un po' più univoca la cosa e quindi cambiamo anche un po' il nostro destino. Le narrazioni interne che ci facciamo, sono sfigato. Non è vero. Però dipende da noi, perché vi cambia lo sguardo, cambia tutto di voi. E cominciano a succedere quelli che io chiamo dei piccoli miracoli. Spesso le persone vengono ai miei corsi e mi dicono, no, io gli dico, guardate, preparatevi, che succederanno dei miracoli se praticate con costanza. E dopo un po' di tempo, quelli che continuano a praticare, perché diciamo la verità, non tutti continuano a praticare, non è facile, dicono, oh, è vero, mi è successo questo, ho trovato il lavoro, ho trovato l'amore della mia vita, succedono tante piccole cose. Alberto, io non ci posso credere che è passato tutto questo tempo. Sì, mancano 6:10. Aggiungo di nuovo il link della chat, così se c'è qualcuno che ti vuole fare delle domande può approfondire via WhatsApp. E se non riuscite a raccogliere il link dal computer, potete inviarvelo via mail su un'applicazione allo smartphone. E vedo che già qualcuno inizia a collegarsi, per cui direi che siamo connessi. Bene. Vai Lucia, se vuoi condurre la pratica. Sì, io direi che possiamo cominciare con chi vuole a dire, ok, come posso farlo tutti i giorni? Come posso praticare la risata incondizionata tutti i giorni? Facciamo un po' di pratica? Sì, Elena, la facciamo ora. Quindi ti chiederò, Alberto, di smutare tutti. Ok. Non adesso. Sì, quando ti dico. Quando. Ok. Io non lo posso fare, vero? No, perché non sei host. Ok. Allora, partiamo dal presupposto che ci sarà sicuramente una vocina interiore che ci dirà, questa è una follia. Cosa stai facendo? Stai ridendo senza un motivo. Rosalba già ride. Allora, se siete la prima volta potrebbe essere un po' awkward, dicono gli inglesi, un po' strano, no? Dice, ma che sta succedendo? Però voi fidatevi di me, non giudicatevi, non giudicate gli altri. Abbiamo smesso con la registrazione? No, non ancora, quindi facciamo Io così. direi che salutiamo perché adesso creiamo uno spazio protetto per la risata, quindi grazie mille Alberto, e chiudiamo qui la parte relativa. E chiudiamo questa puntata di Danzare con la tempesta e ci vediamo domani con il prossimo giro. Grazie a tutti.